still places where no human has ever set foot beyond the edge. Bentornati amici del Giornale della Vela, proseguiamo questo nostro cammino verso la serata che ci porterà alla proclamazione della Tag Heuer velista dell'anno 2021. 30 anni dopo quella prima edizione, 1991, ha visto crescere questo premio organizzato dal Giornale della Vela fino ad arrivare a questa 30ª edizione che noi abbiamo definito epica, ma non può essere diversamente, anche perché voterete, noi leggeremo dopo i vostri voti, oltre che il velista più bravo di questi ultimi 12 mesi, questo ultimo anno di vela, per quello che c'è potuto essere ovviamente causa pandemia, e leggeremo però, e anzi voi voterete, il velista dei velisti, il velista che si è più distinto in questi 30 anni, una votazione non facile, una proclamazione di premio assolutamente non facile, perché i velisti in questi 30 anni sono stati tantissimi, però vedrete che poi alla fine arriveremo al dunque, così come arriveremo con il nostro Bacci del Buono ad introdurre il personaggio di oggi. Ciao Bacci, come ciao, va? Ciao, molto bene. Sono felicissimo perché oggi ci abbiamo un grande personaggio, ma poi anche ieri abbiamo parlato con Bassani di quella che è stata l'evoluzione della vela. Il personaggio che abbiamo oggi di barca a vela ne ha cavalcate parecchie, di onde ne ha cavalcate parecchie, e oggi andiamo a conoscerlo. Insomma, è questa che è stata un'edizione, Bacci, abbiamo avuto modo di ripeterlo, no? Nel corso di questi nostri appuntamenti che ci porteranno fino alla serata dei campioni del 24 di aprile, abbiamo avuto modo di conoscere tantissimi bei personaggi, no? Dal mitico Baldini, alla Geiger, a Bassani, a Camma, insomma, a Pedote, insomma, tantissimi personaggi. Stiamo arrivando, no? Non ai pezzi più grossi, perché ognuno c'è il suo valore, ma comunque a un rush finale che ci entusiasmerà sicuramente tantissimo, assolutamente sì, e vi faccio vedere così in poco tempo, in modo molto semplice, come siamo arrivati a questi 10 finalisti. Vi abbiamo chiesto sul nostro sito del velista dell'anno.giornaledellavela.com di votare i vostri campioni preferiti tra i 100 candidati iniziali. Da 100 sono diventati 30 e da 30 ne avete scelti 10, anzi 10 più 1, con un pari merito al decimo posto. 120.000 voti totali, mai così tanti nella storia del velista dell'anno Tag Heuer. Adesso la giuria del Giornale della Vela sceglierà il velista dell'anno e tutti gli altri premi. Chi vincerà lo scoprirete soltanto il 24 aprile su tutti i nostri canali alle 21.30, alla serata dei campioni. Stay connected. Beh, allora grazie soprattutto a voi, no? Che siete stati, avete visto, tantissimi a votare, siete tanti anche a seguirci in questi nostri appuntamenti quotidiani voluti dal Giornale della Vela, da Tag Heuer, per arrivare a proclamare il velista dell'anno 2021 e il velista dei velisti degli ultimi 30 anni. Bacci, oggi abbiamo un monumento, forse, no? Monumento della vela, perché, insomma, oggi parleremo di uno. È stato uno dei personaggi, uno dei primi personaggi che ha fatto appassionare alla vela tantissimi, io parlerei di milioni di italiani, no? Oggi forse abbiamo la vela proprio in studio con noi, perché lui è il personaggio che, hai detto bene, ha fatto innamorare gli italiani, diciamo, al mondo della vela. Perché? Perché per primo ha portato l'Italia in finale di Coppa America. Ve lo ricordate col Moro di Venezia? Quando ho pensato a lui, ho detto: che cosa diciamo di lui? Perché posso fare una puntata solo io a raccontare il nostro ospite di oggi. Allora ho voluto solo dirvi questo, che lui è la persona che ha portato per prima l'Italia in finale di Coppa America ed è il baffo, anche se ora, Mino, lo vedrai, non ce l'ha più, vediamo, è il baffo vediamo. Più famoso della vela mondiale. Beh, direi che non si può aggiungere nient'altro se non dargli il benvenuto direttamente da San Francisco, Paul Cagliard. Ciao Paul! Ciao, buongiorno a tutti. Eccolo qua, ma guarda Bacci, guarda come si sta bene da quelle parti. Guarda, sembra lo stesso di 30 anni fa, ma com'è possibile? Non cambia niente. Paul, qual è il tuo segreto? Come fai a mantenerti così giovane, beato te? Cibo italiano. Bravo! Ah, l'ha detto! Bravo.
Bravo, vedi che è rimasto nel mood di quando 30 anni fa disse: vabbè, diventerò per metà italiano e mi metterò a timonare una barca a vela. Paul, grazie per essere con noi. Sì. Lo sai che un'indiscrezione, già che so di Paul, che lui è italiano, ma veramente italiano, è sua figlia, tu lo sapevi? Sua figlia proprio, nata in Italia. È italiana, è vero Paul che sua figlia è italiana? Nata a Milano. Nata a Milano. Beh, allora, 30 anni dopo, Paul, hai ricevuto 30 anni dopo ancora tantissimi voti. Non so se te l'aspettavi o meno in questo nostro sondaggio per votare in lista dei velisti, ma anche in lista dell'anno 2021. Il bello è che quindi dopo 30 anni gli italiani che amano la vela non ti hanno affatto dimenticato, cioè dimenticato è una parola grossa, però diciamo che con tanti nomi che ci sono stati dopo, insomma, il tuo poteva essere un po', no, meno ricordato. Invece in tanti ti hanno ancora votato, complimenti. Grazie, sono molto onorato. Sì, sono 30 anni quasi da quando abbiamo iniziato a vincere con Moro di Venezia, e in tutto questo tempo ho fatto parecchie regate ancora con l'Italia e in Italia. Il patrimonio per me con l'Italia è uno della vita. E uno per vita, quindi comunque non lo aspettavo di essere considerato in questa conversazione. Però Paul, secondo me tu qualcosa di italiano ce l'hai dentro, non lo so come, un giorno scopriremo che forse hai avuto un qualche trisavolo che aveva un po' di sangue italiano, perché come tu ti sei veramente italianizzato, è stato qualcosa di incredibile. Stanza di tempo parli anche molto bene l'italiano, tua figlia nata in Italia, questo amore per tante cose italiane. Secondo me qualcosa, se lo scopriamo, lo troviamo qualcosa di italiano. Ma guarda, Mino, se tu ci fai caso nella storia dello sport, e tu Mino lo sai molto bene, ci sono quei personaggi stranieri che sono venuti in Italia, che sono diventati forse gli idoli proprio dell'italianità all'estero. Guarda Maradona, per esempio, nel calcio, e invece noi abbiamo Paul Caillard nella vela. Che non è... È vero. Paul, allora, ti senti di tornare a quei 30 anni fa, insomma, come nacque Paul Caillard assieme alla vela italiana? Che ricordi hai? Semplicemente è un caso di essere al posto giusto, al momento giusto. Lavoravo a North Sales San Diego con Low North, e c'era un cliente nitissima che correva in la Sardinia Cup. Lorenzo Bortolotti, che era lo skipper, si è caduto dal moto e la gamba, hanno bisogno di un timoniere, e Low North mi manda a Sardegna, a Porto Cervo, all'età di 24 anni, a timonare queste barche di 50 piedi. Abbiamo fatto molto bene, eravamo la top boat su 51 barche, eravamo numero uno, e armatori italiani hanno notato, tra Landolfi, Gardini, Del Bono, e da quel momento in poi ho avuto rapporti con l'Italia e con dei grandi programmi velica italiana. Ma Paul, scusa, prima abbiamo parlato appunto dell'essere straniero che viene in Italia e ti fai amare così tanto dagli italiani. Tu dici: sono stato al posto giusto nel momento giusto e forse l'uomo giusto. Ma qual è il segreto, secondo te, per entrare così tanto nel cuore delle persone di un altro paese rispetto al tuo? Ma probabilmente è come dice Mino, c'è qualcosa che mi va, che mi sta bene in un modo naturale. Sono di origine francese, è interessante che parlo molto peggio il francese che il francese da 10 anni, però sto molto bene in Italia, sto molto bene con gli italiani. E sono contento che non era un momento, un passaggio, è stato un rapporto che ha durato tutti questi 35 anni, perché la prima volta che ho fatto questa Sardegna Cup era 84. È vero. Senti Paul, tu hai nominato prima Gardini, per te Raul Gardini ha significato, non dico tutto, ma quasi. Ma sì, tutto questo è opportunità. Raul mi ha chiesto di
andare con lui l'anno dopo, 85, iniziare a fare regate con Moro 2, che era la sua barca privata, poi abbiamo costruito Moro 3, abbiamo vinto il mondiale con Moro 3 e lui mi ha chiesto di fare la Coppa America con lui. E al tempo era un grande salto per me di correre per un altro paese, ma anche alla stessa volta era un grande salto di fiducia dalla sua parte di chiedere a me a 29 anni di organizzare questo. Sì. Lui poteva prendere Dennis Conner, per esempio, che era già il top di tutto il mondo Coppa America, ma Raul piaceva costruire e formare le persone, quindi io avevo l'apporto di dipendente ma anche di figlio alla stessa volta, che era molto interessante. Forse proprio lì il segreto, probabilmente è proprio lì, questo, quello che non era solamente un rapporto di lavoro, ma no, Baci era diventato quasi non un rapporto familiare, ma è un rapporto familiare, stretto, infatti poi abbiamo visto, Mino, che nella storia della Coppa America, e abbiamo visto anche in questa Coppa America, il team che si è creato, noi l'abbiamo visto nel team di italiani, è diventato proprio una sorta quasi veramente di famiglia. E a proposito di Coppa America di oggi, caro Paul, siccome noi ne abbiamo in realtà già parlato durante il periodo della Coppa, e io so che te storci un po' il naso, perché tutti abbiamo detto che meraviglia queste barche volanti, anche con Mino abbiamo parlato tanto, sono diciamo la nuova Formula 1 della vela finalmente, tu non sei tanto d'accordo, non ti piacciono così tanto, o sbaglio? Ma devo dire, la verità è che le regate erano più competitive che immaginavo. Purtroppo quando ci sono solo due concorrenti sulla pista, due macchine, quando il più veloce va avanti è un po' finito la gara. Sì. Questo è il problema con la velocità in Coppa America. Velocità in Formula 1 funziona perché ci sono 20 macchine sulla pista. Se non c'è la lotta tra 1 e 2, c'è la lotta tra 5 e 6 o c'è la lotta qualche parte. Comunque c'è il traffico, no? Comunque c'è il traffico in pista, quindi bisogna inizia a passare a doppiare, certo. Quindi, ma comunque, quello che ho detto è che Luna Rossa ha veramente fatto un gran lavoro, ho molto rispetto per il progetto che hanno messo in piedi. Secondo me era il meglio delle 6 o 7 volte che hanno fatto la Coppa America. Era una competizione molto tecnica, quindi l'evoluzione del dipartimento disegno è in un altro mondo ora, è più di macchina, è più di aereo, è meno di naval architecture, si chiamava una volta. E hanno giocato quasi alla pari dei Kiwis e meglio delle altre, quindi tanto rispetto per questa Luna Rossa. Ma Paul, ma tu ti vedresti su una barca del genere? Riusciresti ad adattarti? Ovviamente sì, perché comunque sei un grande navigatore. Come ti vedresti tu su una barca del genere oggi? No, è inutile di pensare che uno di 60 anni va su una barca del genere. Due motivi: uno è che è di età e secondo è che è un altro modo di navigare, è quasi un altro sport. Pitt Hill sta tenendo un po' duro, ma anche lui è un po' dell'altra generazione. Lui è più giovane della mia generazione, è una generazione che ha imparato a fare match race. E quindi abbiamo sulle barche un po' lente, no? La barca che va a 10 nodi. Invece Bruni è un po' il vecchio del nuovo generazione, che è Burling. Burling è Nathan Outeridge, Paul Goodison. Questi ragazzi hanno cresciuto foiling. Non andare in star. Certo. Non hanno mai andato in star. E quindi è inutile parlare di uno come me di andare nella Coppa America oggi sicuramente come velista. Cioè, Paul, secondo te, se Burling o quelli che ti ho nominato oggi facessero una Coppa America sul Moro di Venezia, avrebbero difficoltà? Sì, certo, perché non hanno
Spit Hill, se facemmo oggi la Coppa America di 2000, per esempio, vince Spit Hill 9 volte su 10, perché è il miglior velista con l'abilità su match racing, su quei tipi di barche. Burling e Outeridge non sarà nel gioco. Hai parlato della Coppa America del 2000, e qua arriva proprio la domanda secca, perché l'hai chiamata, Paul. Ma se tu potessi tornare indietro, che cosa cambieresti in quella famosa finale contro una rossa? Ho fatto un... è interessante, questo è un po' tempo, però... Uno, io giocavo con la pescaggio della barca, nessuno allora giocava. C'era un limite di pescaggio di 4 metri su quei barche. Però io, nelle primi gironi della quella coppa, io pescavo 4,20 metri con i 20 tonnellate di bulbo. Per quello pagavo un penalità di superficie velica. Però il trade-off sembrava giusto e abbiamo vinto il semifinale con un pescaggio di 20 centimetri di più. Per avvicinarmi a Prada, che aveva più superficie velica, e andando verso il tempo più di vento leggero a Auckland, io ho scambiato, diciamo, metà del mio pescaggio di penalità per 3 metri più di superficie velica. Questo è molto tecnico, mi dispiace. No, ma se guarda, è molto tecnica. Esatto, sei americano, ma l'hai spiegata benissimo, molto meglio di come l'avrei fatto io. La scelta magari non era stupida, però la lezione di questo è che non è così facile di arrivare di nuovo al 100% in quel stazza. E quello che è successo finalmente, le prime regate del finale, attualmente corravo con il vecchio randa di 3 metri più piccola, perché la randa era molto messa a punto, quindi corravo sotto maximum rating, meno pescaggio, ma non il superficie velica che avevo dritto. Chiaro. Per le ultime 2 gare, allora io ero davanti 4-3, e le ultime 2 regate erano un po' più leggere, ho messo la grande randa, no? Sembrava, usiamo tutte le superfici che possiamo usare. Però la realtà è che quella randa non era messa a punto, magari prendevamo 92% di quella randa più grande, invece prendevamo 100% della randa più piccola, perché certo. E sapevamo come utilizzarla, e andava sull'albero, magari tutto questo qua. Allora attualmente nelle ultime 2 regate sono andato un po' più lenta, nonostante con più superficie velica che potevo, quindi sì, ho un rimpianto su quella Coppa America e tutto lì. Peccato che non si può tornare indietro, Paul, mi dispiace. Grazie a Dio. Ma ragazzi, amici velisti, sapete che questa è stata una piccola lezione così incredibile di concetto della vela. Grazie, Paul, gentilissimo. No, ha spiegato perfettamente, caspita, che non si possa tornare indietro, però lo sport è questo, si potesse tornare indietro, sarebbe tutto troppo facile. Paul, la tua barca preferita qual è? Cioè, tu oggi vai in barca, su quale barca vai? Poi parleremo del tuo nuovo ruolo nella nazionale olimpica di vela, ma tu se vai su una barca oggi, che barca usi? Su che barca vai? Io vado sempre nel Star, che era una barca olimpica da credo delle Olimpiadi di 28. Sono andato a Atene con quella barca e ho qualche barca del Star che mi piace tanto correre, molto semplice, competizione altissimo. Aspetta, Paul, per il pubblico di capire il mio... Molto semplice. No, sì. Non puoi dirmi molto semplice la Star, va bene che sei Paul Cagliard, ma non puoi dirmi che la Star è molto semplice, Paul. Ma per dire, uno dei miei concorrenti più formidabile era Torben Grail, che uno qualsiasi. Noi facevamo lotta. Quando io ho vinto il mondiale lui era quarto, quando lui ha vinto l'Olimpiadi io ero terzo, e tutto
Abbiamo fatto dei lot, Torben e io, per 35 anni nel Star. Vabbè, però Paolo, voglio sapere, ma tu una bella crociera, no? Su una bella barca, comodo, dietro nel pozzetto, con un bicchiere di vino, andando a 6 nodi, la fai o no? Sì, o devi andare per forza sparato? Ma io pensavo di regata. Ecco. Crociera, ho fatto tante volte le Caraibi con le catamarani che si può fitare. E ho fatto una bellissima crociera sullo Swan di Leonardo Ferragamo 2 anni fa in Grecia. Quello era il top. Sì, sono fortunato di essere invitato di Leonardo, però abbiamo fatto un gran bel giro di Grecia. Hai capito? Baci, un bel giretto su una barchetta si sono fatti i due, hai capito? No, cioè, io al massimo ti invito sul mio gommone, capito? Invece lui da Ferragamo. Vabbè, a posto così. Sì. Vabbè, insomma, va bene, io direi, Paolo, che forse ci possiamo chiedere, no? Fare la nostra domanda a Tag Heuer, Don't Crack Under Pressure, che insomma, sotto pressione Paul c'è stato tanto, tanto tempo nella sua vita. Eh sì, assolutamente, e di sottopressione appunto lui la conosce molto bene, ma soprattutto conosce anche molto bene i successi che ha avuto, e proprio per i successi, Paul, io ti dico, col senno di poi, cioè guardando oggi, hai fatto la scelta giusta del tuo stile di vita, cioè ovvero a puntare sulla vela, ma qual è stato il momento preciso nel quale tu hai capito che la tua vita era direzionata nel mondo della vela? Ma la vita significa anche la mia occupazione, no? Il mio lavoro, e non ho realizzato che può essere un lavoro. Probabilmente ho realizzato tutto questo con Raul, perché allora non c'erano dei professionisti nella vela. Oggi i giovani arrivano, pensano che è stata sempre così, ma non è stata così. Eravamo la mia prima Coppa America, 83, quando c'era la prima azzurra, nessuno è stato pagato niente. Andavamo lì come perché ci piaceva e si poteva andare alle clubs tutte le notti, festeggiare con le donne. Avevamo 22 anni, andavamo così. Quindi con Raul abbiamo fatto questo transgressione dal amateur al professionista. Proprio con Moro 3 vinciamo un mondiale qui nella Baia di San Francisco, e lui pensa di entrare nella Coppa America con Montedison come sponsor, che era possibile perché World Sailing ha cambiato le regole, hanno permesso sponsorizzazione, hanno permesso advertising sulle barche. La pubblicità, certo. Non c'era la possibilità di mettere Peroni sul scafo. Ecco, lì sono arrivati i soldi, no? E sono arrivati i soldi con la pubblicità, giusto, Paul? Esatto, allora, e con quello, con più soldi, si poteva iniziare a pensare a pagare i ragazzi per 3 anni di tenersi in forma fisica, di allenarsi, di fare lo sviluppo delle barche, e per impiegare 30 persone per progettare la barca. Quindi questo è stato il svolto verso il professionalismo. Il professionismo. Grazie, Paul. Prima di salutarci, però io vorrei che tu dicessi anche qualcosa. Perché, cari ragazzi, dovete sapere che la Nazionale Olimpica di Vela degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono un colosso nella vela, no? Diciamo che hanno un po' di, non dico problemi, ma ultimamente devono risalire un po', recuperare un po' di posizioni. E allora, Baci, cosa hanno fatto? Adesso, allora chiamiamo uno che di vela se ne intende, Paul Caillard è il responsabile tecnico, no? Paul, dici tu esattamente la definizione proprio della Nazionale Olimpica che parteciperà alle prossime Olimpiadi nelle specialità di vela, giusto? Esatto, ho appena preso questa posizione cioè 2 settimane, però è una passione di me, sono stato sempre vicino alla squadra, sono stato, si chiamava allora un alternate, un riserva sulla squadra del 84, quando a Los Angeles abbiamo vinto niente altro che oro e argento su 7 classi. E America ha sceso fino al peggio, che era Londra, non abbiamo vinto un medaglio. E il perché di questo è che gli altri paesi hanno
aumentato la professionalità di organizzazione, di supporto finanziario. Bretagna è il top, perché con il lotto il governo ha deciso che il lotto pagherà British Sport 500 milioni di lire, pound sterling, l'anno. Però. Quindi la programma velica inglese prende 15 milioni di sterling l'anno. Noi, il nostro budget è 4 milioni di dollari l'anno. Quindi in America abbiamo tutto che ci vuole per vincere. Abbiamo la tecnologia, abbiamo l'organizzazione, abbiamo elite coaching, elite athleticism, sappiamo organizzarci, però ci vuole i mezzi per mettere tutta questa abilità sul campo, sul campo di regata, tramite dei bravi ragazzi che sono molto dedicati, che allenano e che sognano di vincere un medaglio d'oro. Quindi il mio lavoro è di comunicare questa idea, di trovare persone che capiscono e che diventano appassionato dell'idea e supportano l'idea. Paul, allora, velocissimamente, chiedo una cosa velocissima. Ce la fai un pronosticone su queste Olimpiadi? Cosa succederà per l'America e anche per l'Italia? Non conosco tanto bene la squadra italiana. Noi siamo fortunati di avere un coach italiana che probabilmente sta lavorando con la nostra mitica squadra con più probabilità di vincere un medaglio, che è il 49er FX, che è Claudia Conti. Quindi siamo molto fortunati di avere Claudia con noi. La nostra pronostica è che probabilmente vinciamo un medaglio, forse due, se tutto va molto molto bene vinciamo tre. Però nei anni che arrivano, il mio obiettivo è Los Angeles 2028. Quindi abbiamo 7 anni per tornare al top del podium. Vabbè, tanto sei un ragazzino, Paul, dai, ce la puoi fare tranquillamente. Va bene, grazie. Mi piace i progetti e questo è un gran progetto per 7 anni e per dove sono nella mia vita va perfetto. Va bene, Paul, allora baci, prima di salutare Paul ricordiamo che questa bellissima chiacchierata che l'avete vista in diretta, ve la sarete goduta, si può rivedere, se qualcuno l'ha persa dall'inizio, ricordiamo come, baci. Allora, naturalmente la potete vedere sul sito del giornaledellavela.com oppure sul sito della Milano Yachting Week, dentro la quale trovate tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e poi naturalmente su tutti i nostri canali social del Giornale della Vela, Facebook, YouTube e Instagram. Paul, grazie per essere stato con noi, sei uno dei protagonisti, sei ancora uno dei protagonisti di questo trentennale del mondo della vela, abbiamo voluto... Cioè, la gente ha voluto che tu fossi con noi perché ti ha votato e perché se uno dice Paul Cagliardo subito collega tutto al mondo della vela. Grazie Paul, in bocca al lupo per tutto e spero di rivederti presto. Grazie. Grazie a voi, sempre un piacere per me di essere con l'Italia. Grazie Paul, ciao, salutiamo Paul Cagliardo, baci. Allora noi appuntamento a domani perché dopo un grandissimo della vela degli ultimi 30 anni, da domani ci sono altri grandissimi della vela proprio di quelli proprio delle ultime settimane con i quali continueremo a chiacchierare. Grazie amici della Giornata della Vela, grazie amici di Tagoie, a domani, ciao ciao. Ci vediamo, ciao velisti. There are still places where no human has ever set foot. Beyond fear, beyond reason, beyond the edge.